La Costituzione, l'inno e la bandiera sono i riferimenti che ci guidano nell'impegno comune di consolidare un'Italia fondata su pace, libertà e diritti umani. Così il presidente Mattarella oggi all'altare della patria con la premier Meloni a rendere onore al tricolore. Era il 17 marzo 1861, con i plebisciti popolari si espressero la sovranità e la volontà che attraverso il Risorgimento portarono alla nazione. L'Italia iniziava il suo cammino come Stato unitario. Il capo dello Stato ricorda quanti hanno promosso i valori di libertà e democrazia, di pace e di partecipazione allo Stato di diritto e alla comunità internazionale, ed assieme non dimentica il conflitto scatenato dalla Federazione Russa in territorio ucraino, un'aperta minaccia a questi valori. Ripete più volte la parola pace nel suo intervento e chiede una ferma risposta unitaria in seno alla comune identità europea ed atlantica, perché cessino i combattimenti e si raggiunga la pace. Per il Presidente della Repubblica, in innumerevoli prove, da ultimo durante la pandemia, ha confermato sentimenti di unità e di coesione, stringendosi ai valori costituzionali. Sono quegli stessi che, ispirando la nostra società, garantiscono le risorse morali necessarie a fronteggiare le sfide complesse che la contemporaneità ci mette davanti.